va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici, cari amiche, eccoci qui anche oggi, 30 minuti con Bruno Zanette, vi ha portato qualcosa di straordinario. Io lo dico sempre, la mia trasmissione deve essere particolare, le persone che vengono ospiti di Bruno Zanette devono essere delle persone particolari. Allora, era facile trovare nel mondo della fotografia il guru della fotografia. Io ho preferito invitare questo personaggio che ho in fianco, ciao Alberto, Alberto grazie, Pesca, Zanetto. Che oltre ad essere un amico, ho scoperto che è un appassionato di fotografia. Quando l'ho invitato e l'ho sentito parlare, era molto riservato, infatti io pensavo di non riuscire a portarvelo qui, a raccontare la sua storia, il perché della sua passione. Però poi sono riuscito a convincerlo, probabilmente di tanti anni che ci conosciamo, sì, hanno avuto, sì. E questo è stato sì, l'elemento. Sì, 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 sicuramente sì. Se fosse stato proposto da un'altra persona, forse avrei detto sicuramente di no. Ma conoscendo Bruno da parecchio tempo, so che riesce in qualche modo a mettere intanto a suo agio la persona che viene intervistata. Questo è molto importante perché non tutti sono portati a avere dialoghi molto lunghi di fronte alla telecamera. E quindi mi fa piacere in qualche modo portare quello che per me è un hobby. Mia moglie lo chiama malattia, ma ognuno la chiama a modo suo. Io ho avuto fortunatamente conosciuto mio suocero, che è stato uno penso dei più grandi fotografi della zona, anche del Veneto, perché ha cominciato subito dopo la guerra. È stato uno di pochi fotografi, perché a quegli anni là la fotografia veniva usata solo per fare documenti di identità o quant'altro, o piccole cerimonie o manifestazioni che venivano fatte, però non veniva più di tanto usata perché era un mezzo che costava e a quegli anni i soldi erano molto molto importanti. Ma che puoi dire il nome di tuo suocero? Sì. Anche perché ecco, è un personaggio. Il mio suocero, sì, penso che sicuramente quelli di Conegliano lo ricorderanno, era il grande Gino Silvestri, che ha avuto lo studio fotografico in via Rosselli a Conegliano. Prima è stato per moltissimi anni a Follina, dove aveva uno dei rari studi fotografici di tutta la zona. Lui mi ricordava che la cosa molto curiosa, che io ritengo curiosa, che parecchie persone dell'Alpago, del Bellunese, venivano giù 1-3 giorni con i carri e i buoi, con tutta la famiglia, per farsi fare le fotografie per la carta d'identità, perché nella zona del Bellunese i fotografi non c'erano. Quindi, a me ha sempre incuriosito questa cosa, che c'è gente che aveva dei sacrifici enormi per avere una fotografia o della propria famiglia o del figlio che gli era nato. Dice. Ecco, allora Alberto, riprendo quello che stavo dicendo. Cioè, io ho captato in te la sensibilità dell'appassionato e non dell'esibizionista, ma dell'appassionato, di qualcuno che coltivava e o ha coltivato e coltiva tuttora, ha coltivato per tanti anni la passione per un mondo diverso, per qualcosa che potesse immortalare l'immagine per quello che in quel momento vedeva nell'immagine. Esatto. Ecco perché ho detto questo è il personaggio che va bene anche per il mio amico Alberto Stocco di Ca' del Poggio. Alberto di Ca' del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare e dove noi, poi finita questa trasmissione, andremo a mangiarci un risottino e i frutti di mare. Esatto. Ecco, esatto. A me è piaciuto moltissimo quando Alberto mi ha detto, mi ha messo al corrente dello slogan che lui ha coniato per il suo, certo, ristorante.
dove il Prosecco incontra il mare. Bellissimo, bellissimo, perché bella. La nostra zona, zona del Prosecco, la sua esperienza, certo, si parla di tanti anni fa, al mare, ha portato a questo connubio, certo, e a questa bellissimo grande connubio azienda che è, certo, il ristorante Releca del Poggio, o Resort, che adesso... Che penso sia conosciuto un po' da tutti. Beh, sì, sì, sì. È impossibile. Ma sai cos'è? È molto bello per il semplice fatto che una struttura ricettiva per il turismo come la sua dà lustro alla città di Conegliano, certo, e al Veneto. Tutta, capisci? Allora, torniamo a noi, facendo piacere a Alberto Cadelpoggio, raccontami qualcosa. Cosa ti... Mi stavi prima raccontando quello che ti ha fatto scattare la passione, che è tuo suocero. Esatto. Ma proprio la prima... Tu mi dicevi che hai una serie di sì, gioielli. Sì, diciamo che il sogno fin dai tempi, la notte dei tempi, di tutte le persone è sempre stata quella di poter, dopo aver visto un bel paesaggio, un albero, un animale, un monumento, una festa, di cercare di memorizzare quell'evento avendo qualcosa che lo possa ricordare nell'arco di molti anni. Purtroppo molti anni fa non c'era la fotografia, quindi questa persona rientrando a casa poteva solo con la forza, con la memoria e così cercare di elencare, di come si può dire, di disegnare, far capire alle persone la stessa sensazione che lui ha provato vedendo quel paesaggio. Era un racconto che poi, esatto, rimaneva su due bozze che si però tu sai benissimo carta, che col passare degli anni la memoria si può, dopo naturalmente ci giochiamo sopra, uno la colora come meglio crede e non è più fine, certo, a quello che è il momento, al momento reale. Quindi, quando c'è stata la grande scoperta della fotografia, ha risolto parecchi di queste cose, per feste paesane, per piccoli ricordi familiari. Cioè, uno aveva la possibilità di, a lontano di un anno, due anni, dieci anni, vedendo le fotografie, ricordarsi quei momenti felici che davano questa sensazione qua. E una cosa volevo dire, io sono un appassionato, autodidatta, ho avuto per qualche anno, prima che mio suocero fosse purtroppo catturato dall'Alzheimer, e di avere queste delle piccole chicche, diciamo, per cercare oltre che avere molte letture, di avere più materiale possibile per imparare qualcosa sulla fotografia. Quindi tutto quello che ho imparato, l'ho imparato a mie spese, purtroppo, e tante volte ho sbagliato, come sbagliano tutti, e una cosa dovrei dire, molti amici che sanno della mia... passione, mi dicono, ma come mai non ci fai vedere le foto o quant'altro? Io dico sempre, la categoria di fotografi, grosso modo, si divide in tre fasce. Quella che potrebbe essere il fotografo professionista, che deve mostrarle, deve farle, perché deve vivere e avere uno stipendio. C'è quello che fa, diciamo, tra Facebook, cioè gli piace mettere le proprie fotografie per farsi dire guarda che è bravo, guarda che è bravo, guarda che bella cosa che ho fatto, e c'è quello che le fotografie le fa perché ritiene che la fotografia sia una cosa personale. Se io vedo un tramonto, vedo un albero, un fiume, un animale, un qualsiasi cosa che in quel momento mi dà una sensazione di un ricordo che io ho avuto molti anni prima, mi dà una sensazione dentro, io lo fotografo. Però se io quella fotografia là la faccio vedere a una terza persona, al massimo lui mi potrà dire diaframmata bene, non è sopraesposta, c'era poca luce, c'era molta luce e quant'altro, però a lui quell'albero, quell'animale non dà nessuna, cioè lui lo vede come un oggetto qualsiasi, non gli dà nessuna sensazione che può darlo a me
aprendo un cassetto dopo 20 anni e ritrovare questa fotografia. Cioè, ti riporta al momento, esatto, e al perché l'hai scattata. Esatto, ecco. E volevo anche, io oggi ho portato qualche piccolo oggetto che io con l'andare degli anni recupero. E sì, ma guarda, io... qualche piccolo oggetto che con gli anni recupera. Sì. Alberto, no, volevo dire, devo dire che io ho scoperto l'altra settimana che tu eri appassionato di foto e ci conosciamo da 30 anni. Sì. Io non ti ho mai chiesto una foto perché non lo sapevo, perciò non ti ho mai chiesto fammi vedere. Però ecco quello che mi ha incuriosito, ecco il perché. Dico, ma è possibile che uno che ha... me l'hai detto, lo dirai tu, una collezione di gioielli. Si possono dire gioielli? A gioielli me piace. Di molti anni a fa. A me piace dire gioielli perché sai che io vendo gioielli. Ma, vedi, questa collezione qua è stata favorita anche dalle bugie che sono state sparse, non si sa da chi o si riuscirà a capire dopo, che la pellicola non si trovava più, le pellicole sono sparite, non si trovano più. Questa è una grossa bugia. L'unica cosa di vero è che i luoghi dove si vendono le pellicole si sono ridotti, perché con l'evento del digitale, diciamo, non serve avere 2, 4, 6 scaffali, perché ne basta uno piccolo. Non serve neanche più essere fotografo. Esatto. Là siamo sulle immagini, non sulla fotografia. Sì, perfetto. Non tocchiamo, ecco. Non tocchiamo. Bruno, mi raccomando, non toccare certi tasti. L'unica cosa di vero sulla pellicola è che purtroppo è aumentata di parecchio il suo costo e non... E per lo sviluppo, a parte il 135, il 35 mm comune, che lo si può ancora trovare in quasi tutti i paesi, il problema comincia sul 6x6, il 120 professionale, quindi bianco e nero e colore, che bisogna mandarlo a una ditta di Verona. Adesso c'è ancora solo una ditta di Verona, che impiega dagli 8 ai 15 giorni, dipende se è a colore o bianco e nero. Quindi tutta la difficoltà. Dopo io ritengo che il digitale ha, per carità, portato ha portato le immagini a livello di qualsiasi, perché adesso col telefono, con qualsiasi cosa, però io sono ancora del vecchio stampo e ritengo che le foto sono immagini senza anima, anche perché gente... Tu te le immagini? Una volta il fotografo che andava a fare le fotografie a una sfilata di bikini, era fantastico, perché poi entrava nella sua stanza buia, sviluppava quelle opere d'arte, perché faceva, ci metteva l'anima. Ma era di fronte al bello. Adesso, tac, tac, vedi subito cosa c'è. Il bello di quegli anni, bello e brutto, era che erano proprio, i primi fotografi erano artigiani. Cioè, fare una fotografia era un impegno mostruoso. Certo. Io una piccola curiosità, se a voi capita di vedere qualche foto del 1850 fino al 1900 scarso, quando siamo nati noi, sì, più o meno siamo su quell'età là. Voi noterete, se non l'avete ancora notato, che tutte le persone inquadrate hanno gli occhi chiusi. Nessuno si è mai chiesto perché hanno gli occhi chiusi. C'è una motivazione. Dimmela. Perché quelle persone dovevano stare di fronte al sole, no? Per dalle 2 alle 4 ore per impressionare le lastre. E quindi gran parte, se non notate, anche sul collo avevano di regi collo, perché dopo determinati minuti il collo cominciava a cadere. No, ma senti, Alberto, è fantastico quello che stai raccontando. No, ma io ti chiedo, io approfitto, perché 30 minuti ti sembra che siano tanti, ma sono veramente pochi. Io ti chiedo già un'altra possibilità di tuo intervento qui, perché ci sono delle cose straordinarie che tu puoi raccontare, avendo quella passione. Io sono un fotografo di quelli, sai,
fin dai, dagli arbori della fotografia. Io dico sempre a quei fotografi, che ce ne sono tanti, come io ho la moglie a casa che fa così, con la scusa che ci vede poco, allora col digitale lei. Ho detto, ma perché a una cerimonia, a un matrimonio, mi fai 750 fotografie? Ma che senso ha? Cioè, prenditi una telecamera e inquadri tutto. Sì, dopo non guarderai mai più. Sì. Io ritengo che su una cerimonia, che può essere la cresima, comunione e quant'altro, se tu riesci a fare 6-9 fotografie sull'attimo saliente della manifestazione... Sono quelle che... sono. Tu scatti l'attimo saliente di quelle robe là, se quelle fotografie là, io parlo sempre di cartaceo naturalmente, le metti su un cassetto, dopo 40 anni tu le tiri fuori, riesci a programmarti la giornata come è avvenuta tutta la cerimonia. Perché qui punti salienti ti danno come è successo che, il tutto. Che era poi quello che veniva fatto ai nostri tempi. Io mi ricordo la foto con le braghette curte, le tirachette, fate dell'ana. No? Era un classico. Sta bianco e nero con sto tosatel piccinin con le tirachette, con le... come si chiama? Le braghette curte, sì, tirare su, fate con l'uncinetto. Sì, sì. Vabbè. Quello era bello, però erano 4 foto. Sì. Ma però quelle ti ricordano, per tornare a quello che era la tua... il tuo quindi pensiero, ti ricordano il momento, anche che l'ha fatto qualcun altro la foto, però tu ti vedi in un momento straordinario, perché non avresti potuto vederti altrimenti se non fosse nato. No, esatto. Allora, torniamo un attimo a Ca' del Poggio, a vedere se Alberto di il Ca' del grande Poggio, Alberto del Ca' del Poggio. cosa dici? Magari è lì che ci guarda. Sì, beh, ma sicuramente lui in questo orario sta un attimo attento ai tavoli, perché ne ha sempre tanti, e un attimo attento anche alla nostra trasmissione, perché dice, Bruno, se dici delle cazzate, io... noi diciamo, guarda, Alberto, ti porto Alberto... Beh, anche bello, no? Sì. Alberto, ti porto Alberto a mangiare un risottino. Preparalo ai frutti di mare come piace a me. Okay. Esatto. Dove il prosecco incontra il mare. E adesso mi devi raccontare qualche, perché abbiamo poco tempo, qualche pezzo che tu hai portato qua, ma quanti? Non l'hai ancora detto, quanti ne hai? Ma è meglio che non lo dici. No, lasciamo stare, perché no, mia moglie non è molto contenta dello spazio. Perché se ti fai i conti di quello che hai speso, io faccio una casa. No, io volevo, se riuscite a vederlo... ultimamente, negli ultimi anni, si parla molto del 3D, tutti i film in 3D e quant'altro. Io volevo farvi vedere questa macchina, che è una Coronet, è una 3D. Questa è del 1926 e faceva foto in 3D. Questa è una in bacheite, quindi era molto economica. Diciamo che dal 1900, tienila ferma che la vedo, dal 1900 hanno fatto delle macchine prestigiose. Cos'è il 3D? Cos'è la macchina stereo? Questa è una macchina stereo. Diciamo che, non essendoci il colore in quegli anni, la pellicola era solo bianco e nero. Il problema, il piccolo problema del bianco e nero, è che non ha profondità di campo. Se noi guardiamo una foto in bianco e nero, vediamo che è completamente piatta, perché il bianco e nero non crea la profondità di campo. Allora, qualche inemerito genio, perché bisogna essere un genio, ha unito due macchine completamente uguali, saldate fra di loro, con due obiettivi, e mettendo la lastra dietro, perché le prime erano tutte lastre, dopo questa qua ha già a pellicola, metteva la lastra dietro e scattava la fotografia. Sulla fotografia, sulla lastra, uscivano due immagini completamente uguali. Perché? Per un semplice motivo. Quando la foto era stata stampata sul cartaceo, usciva grosso modo quello che così, grosso modo usciva una cosa di questo genere qua. Ecco, questa cosa qua, anche guardandola così, si nota che è completamente piatta. Ecco che allora è stata fatta
Noi pensavamo che solo negli anni 60, quando c'è stato l'evento, tutti facevano diapositive, perché era più bello proiettare le fotografie su uno schermo, perché davano la sensazione di più libertà. Già anche prima del 1900 c'erano queste foto che venivano inserite in questi visori ottici. Ah, questo è un visore ottico. Questo è un visore ottico che fa la stessa cosa del proiettore per diapositive, diciamo. Sì, sì. Qui parliamo di gente molto, molto ricca, perché questi accessori costavano esagerazioni. La macchina fotografica a quegli anni era usata solo da personaggi molto, molto quotati, certo. Perché veniva gran parte fatta da persone fatte su misura, da artigiani che le facevano, certo, su ordinazione. Non aveva un negozio pieno, perché non c'era motivo. Certo, certo. Ecco. Veniva messa dentro la lastra, questo serve per dare la luce, diciamo, alla fotografia. Qui c'è praticamente come un binocolo, vedete? Io guardando dentro qua, allontanandolo, avvicinandolo alla fotografia qua, devo ricordare ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando per radio, che lo sanno, possono anche vederci, Veneto Globe, potete scaricare l'applicazione, certo. Però Alberto, sì, è semplicissimo e ci vedete, quello che Alberto vi sta raccontando. Esatto, esatto. Adesso è la diretta, poi in settimana potete anche vedere in streaming tutto quello, rivedere quelle cose, esatto, straordinarie che ci sta raccontando, esatto, in pochi minuti adesso Alberto. Sì, 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 ben chiaro, perché ci vorrebbero mesi, settimane, anni. Ecco, quindi avvicinando, allontanando dagli occhi, riesco a creare la profondità di campo. Questa qua, per esempio, è una vecchia fotografia del museo del Versailles. Posso? Se tu avvicini o allontani agli occhi, sì, faccio a modi binocolo. Ecco, a modi binocolo. Regia, dammi in primo piano, va bene? Aspetta che vedo. Ecco, questi visori... Ah, no, devo dare la luce, giusto? Sì, devi dare. Ah, fantastico. Ecco, questi qua venivano fatti in qui materiale. Qui lo vedi in 3D veramente. Sì, vedi la profondità della stanza. Vedi la profondità, sembra una... Guarda i lampadari, come vedi tutte... Miseria. È qualcosa di fenomenale. Ecco. Qualcosa di fantastico. Questi non qua mai vista. Ecco, questi qua sono fatti con i materiali più svariati, gran parte sono in mogano o in quant'altro. Dopodiché c'erano anche quelli un po' più alla portata di tutti, che non erano altri delle specie di maschere, specie di carnevale un po' rigide, con un bastone dove si appoggiava la fotografia e invece di avere si allontanava, avvicinava manualmente per avere la profondità di campo. Erano cose Ma questo molto... fino agli anni? Beh, questa qua fino agli anni 30 circa, grosso modo, anno più, anno meno. Ma secondo te il cinema ha portato bene alla macchina fotografica o... Ma sono due cose completamente diverse. Sì. Siamo come la telecamera e la macchina fotografica. Cioè sono due cose però sono due cose completamente diverse. Ecco. La prima macchina fotografica, cioè la prima che tu hai pensato il primo mattone della tua casa. Beh, i primi mattoni fortunatamente mi sono stati dati da mio suocero, perché avendo un negozio di fotografia, lui ritirava le macchine usate, diciamo, e vendeva le nuove. Le faceva mettere a posto se avevano problemi meccanici e le ha sempre conservate. Diciamo che una trentina di macchine, io ho cominciato già da un piccolo scalino. Sì, 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 sì. Macchine anche di un certo livello, perché c'erano anche macchine molto popolari, però macchine anche di un certo valore. E da là è scattata... E sei arrivato a quante macchine? Non dirlo, non dirlo, perché tua moglie poi dice ma... Lasciamo stare. Più di 100. Sì, beh, il 100 l'ho passato da... Più di 200. vabbè. Basta, finiamo là. Vabbè. Ma immaginate che... Allora... Immaginate che razza di patrimonio... No, momento. Culturale, sì, sto dicendo. Culturale, un patrimonio culturale che Alberto ha messo insieme. Nel silenzio, perché, come diceva prima, non esibendo quello che lui stava facendo. Infatti io l'ho scoperto adesso, siamo quasi in pensione. Sì, no? Sì, no, sì.
O siamo in pensione. Siamo io, in pensione. Io sono in pensione. Sì. Anch'io sono in pensione. Diciamo che la mia fortuna è stata quella bugia detta da chissà chi, che non si trovava più le pellicole. Quindi tutte le persone che si sono ritrovati di vecchi cimeli in casa o lasciati dal nonno, dal papà o quant'altro, ricevendo questa notizia, beh, non posso più far foto. Ecco. Quindi sui mercatini rionali di antiquariato o quant'altro si trovano di pezzi che alla loro nascita costavano cifre molto, ma molto importanti, che adesso per 20, 30, 40, 50 euro si possono acquistare. Quindi io dico a tutti coloro che vogliono in qualche modo avvicinarsi alla fotografia, non serve spendere migliaia e migliaia di euro, specialmente, io sono di quella, sul digitale. Provate prima a passare all'analogico e imparare le fasi fondamentali della fotografia, che sono abbastanza semplici. Basta però, come in tutte le cose, avere un attimo di applicazione, cioè di avere un attimo di attenzione, cioè non ci vuole tanto, però bisogna che uno con la testa... Fammi velocemente vedere perché abbiamo due o tre allora, minuti. Allora, innanzitutto una delle poche è questa, che non è... Questa è del 26, ecco questa è francese, è... Dammi quella custodia, dammi la custodia. Questa è una Lumière francese, sì. E la curiosità è che è fatta per il mercato femminile. Non tante nazioni seguivano più che altro il mercato maschile, però non pensavano a una piccola macchina che poteva essere usata al femminile, quindi abbastanza sul semplice, e venire messa in borsetta senza occupare più di tanto posto. Non è facile. Diciamo che i francesi, e questa è la custodia, sono stati, sì, avevano dopo loro, curavano molto più, perché la donna deve curare anche l'immagine, cioè non può avere un porta... Oggi si truccano gli uomini, ma... Sì, gli anni là... Per fortuna. Questa è una semplice, abbastanza anche... Diciamo per essere del 26 è anche abbastanza semiprofessionale, comportava anche, roba. Però comporta sempre avere le basi, un po' di basi fondamentali di quello che è la fotografia. Poi altri due pezzi. Guarda, questa che mi ha, prima ti ho chiesto cos'è, ma cos'è sta roba? Questa è, diciamo, è stata ritenuta ed è tuttora ritenuta la macchina più bella al mondo. E questa è una Kodak Batnam, del 36. È fatta in bakelite con fili d'argento fusi in mezzo. Questa ha una storia un po' particolare, una grande curiosità. E, negli anni che è nata questa macchina c'era la Leica, che è una delle più prestigiose macchine fotografiche al mondo, che aveva il suo scopo era quello di lanciare il 135 mm, il formato della pellicola che usava per le proprie macchine. La Kodak invece aveva il 127, che si chiamava Batnam, l'aveva denominato Batnam, e voleva a tutti i costi propagandare il suo formato, che era molto più fino e molto più alto del 135 mm. Ma come fare a combattere un mostro come la Leica? Ha pensato di dare il mandato a un grande architetto americano, che adesso mi sfugge il nome anche perché è un nome abbastanza complicato, è praticamente l'architetto che ha risolto le vicissitudini di una grande azienda petrolifera americana. Se voi ricordate nei vecchi film americani, che ricordate i distributori di benzina che avevano un marchio rosso con un cavallo alato bianco. Ecco, quell'architetto ha rilanciato tutti questi distributori con questa immagine e ha avuto un successo strepitoso. L'azienda si è praticamente risollevata. Ecco. Allora la Kodak ha dato il mandato a questo architetto di fargli una macchina indimenticabile, una macchina che uno la prendeva, anche se aveva il formato che non gli andava bene, però che fosse una cosa da mostrare. Allora Alberto, tornando
con l'immagine a Ca' del Poggio, noi siamo arrivati alla fine di questa straordinaria puntata e guai se Alberto no, mi dice che ho portato qualcosa di veramente straordinario. Poi ho notato una cosa, Alberto. Tu quando apri una macchina, quando tocchi la macchina fotografica, quando la apri, quando gli togli il bottoncino, sembra che tu stia spogliando una donna. E diciamo che... Ma hai la stessa delicatezza. È fantastico questo. Quelli che ci stanno ad ascoltare e che potranno poi vedere queste immagini, noteranno questo perché Alberto è veramente straordinario. Alberto, sì, salutiamo. Se una macchina ha passato tantissimi anni e quindi ha sopravvissuto a tante cose, perché uno che la ama, che gli piace, come, perché deve trattarla male? Certo, anzi, ci vuole... Alberto, come posso trattarti male a te? Non posso trattarti male. Sei stato fantastico oggi. Grazie a voi che mi avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie ai nostri ascoltatori, li salutiamo, però mi prometti che sarai qui con me un'altra volta. Magari un po' più avanti, dai, quando avrai... assimilato, quando avrai digerito questa mia violenza nei tuoi confronti. Assolutamente. Comunque ti ringrazio, sei stato fantastico. Grazie Bruno, grazie ai nostri voi. Ascoltatori e arrivederci e a risentirci sabato con 30 minuti con Bruno Zanetti. Grazie a voi, buona giornata. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanetti. Appuntamento a sabato prossimo.